Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è AgroModerni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di Pro Farming stagione 7. Mamma mia. Continuiamo ad andare avanti, se non sbaglio questo è l'episodio 50, quindi gran figata, ci siamo arrivati, sono contentissimo. E niente, allora, scorsa puntata è stata fatta in live relativamente tanto tempo fa, perché comunque... mi pare fosse metà della scorsa settimana, se non sbaglio. Comunque, siamo tornati qui. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un po' di missioni nei campi. Aspettate, adesso ci andiamo subito così li vediamo. Nei campi 25. Scusate, 25 se non sbaglio. Perché io inizio a parlare? Mi viene da ruttare. Cioè, questa qua è una sindrome dello youtuber. Allora, andiamo qua avanti. Ok, questi campi qua, che sono... Per capirci, attiviamo qui 25, 27 e 28. E forse anche il 29, se non sbaglio. Non vorrei dire una cacata, ma forse no, solo il 28. Solo fino al 28. Comunque, io poi sono ancora andato avanti oltre la live. Ho ancora fatto tutte le missioni che potevo fare, cioè fino alla semina, e sono anche andato avanti a fare un paio di missioni di nuovo al campo 5, in modo che siamo arrivati a 300.000 euro. Ricordo sempre 300.000 euro, sempre tenendo conto che abbiamo ancora tutta la roba nei silos: 65.000 litri di frumento, 78.000 di orzo, 48.000 di colza, girasoli, soia e mais li trebbiamo oggi. Quindi siamo veramente ben messi, sono contentissimo di questa cosa. Tra l'altro dovrei sistemare un po' la webcam, ma no, direi che si vede lo stesso. Rimango un po' tagliato in testa, ma va bene lo stesso. Allora, come vi ho già detto, quindi il nostro obiettivo è iniziare a comprare questi campi qua, che sono vicini all'allevamento delle vacche, perché è il nostro prossimo obiettivo. Cioè, il grande obiettivo, ecco. Il nostro grande obiettivo è iniziare l'allevamento delle vacche. Quindi abbiamo bisogno di un po' di campi qua vicino, in modo che se faccio insilato non mi devo fare 300 km con i trattori, ma ce l'ho vicini. E poi inizieremo ad accumulare i soldi per avviare l'allevamento. Quindi per adesso cosa facciamo? Facciamo che iniziamo a piazzare prima di tutto la nostra trebbia, perché abbiamo bisogno che ci dia dentro. Mazza, è quasi vuoto il serbatoio, quindi adesso andiamo un attimo a riempirlo. Il fan dove l'ho lasciato? Là dietro, ok. Oggi voglio provare a mettere... no, tanto non devo mettere in aratura, niente, come ho detto. Volevo mettere in aratura il New Holland sotto al campo che compreremo, non so ancora quale, adesso poi ci pensiamo. Però sono ancora tutti coltivati, quindi nada. Ok, qua si sta ancora rifornendo. Nel mentre, cos'è che possiamo fare? Vabbè, se non lo usiamo là sotto, il New Holland lo lasciamo attaccato qua. Devo scegliere che testata attaccare. Cosa facciamo? Facciamo mais, dai. Ci sta il mais, ci sta bestia. 300 litri basta, perché prima o poi la dovremmo vendere, quindi è inutile che gli faccio il pieno. Ok, che le faccio il pieno. È una massei femminile. Ok, apriamo anche già, tanto siamo già attaccati al campo. Alcuni di voi ce l'hanno avuta con me per il discorso che per la prima volta abbiamo spezzato la tradizione di testare i nuovi mezzi nel campo, il campo 12, quello che andiamo a trebbiare adesso, e mi dispiace, non l'ho fatto apposta, solo che appunto abbiamo comprato un nuovo campo ed era l'unico da arare, quindi aspettiamo un secondo. E quindi niente, allora adesso freniamo. Passiamo la selezione qui e la mettiamo in automatico, tanto trebbiatura con la testata da mais l'abbiamo già vista un sacco di volte, proprio una cifra, un cifro. Ok, produce parecchio, sono contento. Adesso volevo occuparmi un attimo qua delle pecore, perché nella live abbiamo, come ultima cosa, abbiamo anche caricato un po' di pallet perché si era riempita la zona. Solo che io, facendo passare il tempo con le missioni, poi non ci sono più stato dietro, e qua abbiamo la pulizia dell'allevamento che fa cacare, e quindi noi andiamo e raccogliamo di nuovo tutto, cercando di non fare il fail che abbiamo fatto due puntate fa. Tra l'altro, per chi non avesse visto la live, magari se l'è persa questa cosa, poi sono riuscito a salvare, ovviamente il Lady lo vedete qua, è ancora carico. Sono riuscito a salvare il Lady, semplicemente sono andato a recuperarlo con il New Holland, che beh, si vede che ha decisamente 200, praticamente 200 cavalli in più del Massey.
perché sono andato in retro, agganciato, non ha fatto neanche fatica, boom, tirato subito su, non ha slittato nulla, voilà. È stato molto molto utile il mio Holland, e quindi niente, sono riuscito a ritirarlo su. Ora, più o meno l'abbiamo pulita quasi al 100%, non è mai al 100%, ma chi vuole essere perfezionista? Chi vuole essere perfetto? Nessuno, nessuno vuole essere perfetto, ragazzi. Ok, intanto, prima la facciamo scaricare. Ammazza, l'abbiamo fatta, Non possiamo sganciarlo, ma? Sul serio? Ok, adesso sì. Ora ci giriamo. Ok, ci giriamo e andiamo anche a riempire un attimo qui la nostra amica. Intanto volevo controllare il mais, siamo al 25%, perfetto. Allora, scarichiamo. Ogni tanto mi dimentico che i tasti sono cambiati dal 15. Ok, non ho idea di quanto siamo. Vediamo un po'. Non siamo pieni, però per adesso va bene. Pulizia si aggiornerà al 100%, va bene, quindi produttività penso che salirà, perfetto. Ok, allora, adesso vediamo un attimo qua. C'è bisogno che io mi faccia il giro attorno, o con questa testa andava meglio? Perché sapete, c'è il discorso che abbiamo fatto due puntate fa e era un po' incasinato. Ok, tra l'altro sto provando ad utilizzare il microfono come dovrei normalmente, perché io purtroppo sono andato avanti praticamente fino ad oggi, da quando ho questo microfono, che sono due anni e mezzo che ho questo microfono. Sono 2 anni e mezzo che ho questo microfono, anche di più, e l'ho sempre tenuto lontano. Poi dicevo, tanto poi dal programma di montaggio alzo sul livello, però poi alla fine ci ho pensato e ho detto una cosa da stupido. Sì, abbiamo decisamente bisogno di fargli fare giro attorno, mi sembra di capire. No, forse no. E comunque adesso lo sto provando a tenere un po' più vicino, quindi spero che si senta un po' meglio e così siamo tutti felici e contenti. Ok, perfetto. Allora, nel mentre cosa facciamo? Decidiamo che campo acquistare. Allora, 25 è molto 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 figo. Anche se è un po' più distante dall'azienda, ma distante molto relativo, quindi ci può anche stare. Vediamo un po'. Allora, questo che è il campo 27, intanto volevo farvi vedere che con l'uomo talpa, non so mai come chiamarlo, cioè è strano, c'è un viso strano, li hanno disegnati strani i personaggi di Farming. Comunque sono 4 ettari e mezzo, 200, arrotondiamo, 300.000 euro. Ok, di più non si può scendere perché, come vedete, il livello d'amicizia è massimo. Sempre con lui invece qua, 3 ettari a 200.000 euro. Ora, un po' mi girerebbero a rimanere solo con 18.000 euro se mi compro questo. Ma d'altra parte so anche che questo campo è già seminato, pronto ad essere raccolto. Facciamo solo un trattamento con lo spandiconcime, quindi siamo tranquillissimi. E in più comunque qua lo raccoglieremo, abbiamo un sacco di roba nei silos, quindi direi che ce lo possiamo permettere. Quindi andiamo subito così sul pesante, da tranquilli, quindi compra, voilà. E adesso abbiamo un campo gigantesco, questo è diventato il nostro campo più grande, si vede bene dalla mappa, e sono più che contento di averlo. Ok, allora adesso cosa facciamo? Subito, come vi ho detto, dobbiamo occuparci di andare a concimare. Per farlo in un modo un po' nuovo, evito di stressare il mio massey e voglio provare a vedere se riesco a mettere le ruote strette anche qui. Mi pare che ci fossero. Sì, ci sono. Perfetto, allora gliele compriamo, le ruote strette, e così gliele impostiamo. Ruote strette. Ah, gliele avevamo già comprate perché non mi ha chiesto nulla, penso. Sì, probabilmente non mi ha chiesto nulla. Ok. È particolare da vedere così, vabbè. Non so se, ma sì, dai, perché fare è un po' brutto da vedersi il oddio, come si chiama, il sarchiatore, così quando è già cresciuto. Prima di partire però voglio un attimo andare a scaricare il nostro amico. Ormai il New Holland sta fisso sotto il crampe, non si capisce bene per quale regola, ma sta fisso sotto il crampe. No, io in realtà lo so perché il New Holland, avendo un po' più di cavalli, con il rimorchio pieno ha decisamente un altro tipo di accelerazione, è molto più alta. Forse se non avesse il rimorchio non penso che... cioè, non ho idea, non li ho mai provati, però non penso che sia il trattore che
a vuoto senza aver attaccato nulla abbia la maggiore accelerazione. Penso che All Case o probabilmente il Fend abbiano la maggiore accelerazione. Ok, stavo per sclerare dicendo ehi, non mi puoi finire al 100% proprio una fila prima. E invece no, ok, perfetto. Tra l'altro, nella la scorsa settimana, per chi ha seguito la live lo saprà già, sono andato a vedere con la scuola due allevamenti e mi è venuta voglia anche di iniziare ad allevare i maialozzi, solo che, come vi ho già detto, bisogna prima darsi da fare su altro. Un'altra proposta che mi avete fatto ed è molto interessante, me l'avete fatta in nei commenti o forse nella live, adesso non mi ricordo, so che c'è uno di voi che me l'ha fatta e l'ho trovata interessante perché non ci avevo pensato, è il fatto che comunque il nostro biogas accetta anche l'erba. Quindi noi abbiamo un sacco di erba da parte, abbiamo l'attrezzatura per tagliarla, per falciarla e tutte queste cose qua. Abbiamo due campi che sono seminati ad erba, tra l'altro dovrei anche concimarlo, magari il 18 e anche il 16, comunque abbiamo due campi che sono seminati ad erba, potremmo sfruttare questa cosa per farci un po' di soldini. Però non lo so, perché ovviamente sarebbe anche la volta in cui dovremmo comprare il telescopico per poi svuotare le trincee, diventa un po' incasinata come cosa, non vorrei bruciarmi il biogas subito così. Non lo so, fatemi sapere voi nei commenti, mi dite sì Agro, a me piacerebbe vedere l'insilato d'erba per il biogas, no, non mi piacerebbe vederlo e quant'altro. Ovviamente fatto solo col carro autocaricante, cioè mi avete detto che funziona così, quindi per me va bene. No, stavo andando tutto da un'altra parte. Visto che il campo è grosso, mi sa che dobbiamo ricaricare. Andiamo qua, ricarichiamo. Il concime, ok. Abbiamo avuto un attimo di defiance. Perfetto, ricaricati. Si sta ricaricando. Si sta ricaricando? Sì, bene. Allora, volevo vedere solo un attimo se dovevamo carare questi campi qua, perché da un po' che non li aro. Quindi, volevo capire. Sì, sono tutti da arare. Che gioia, che gioia. Allora mettiamo però il New Holland, perché voglio provare il New Holland sotto l'arato. Ho detto che okay, dai. E così proviamo anche il case ai trasporti, che secondo me è una bella bestia, una bella bestia. Tac. Vedete che sono due tipi di zavorra diverse, ma mi pare che siano tutte e due dell'Ageco. Non so come si pronunci, cioè se fanno, se lo pronunciano come acronimo tipo AGCO o Ageco, o oppure se dobbiamo fare come da bravi agricoltori italiani, c'è cioè, qua questo è un case e poi c'è l'Ageco e questo c'è Nev, c'è il Neoland. In realtà dalle mie parti si dice, ho sempre sentito Neoland, quelli che con l'inglese proprio vanno di pari passo, ma ci sta anche, ci sta anche. Ok, giriamo. Ah, tra l'altro ragazzi, adesso sto valutando se andare alla fiera di Savigliano, perché so che sono cresciuti gli iscritti rispetto agli anni scorsi, quindi c'è anche una maggiore percentuale di gente che abita relativamente vicino a me. La fiera di Savigliano per me è comoda, soprattutto adesso che, se Dio vuole, avrò anche già la patente per quando ci sarà la fiera, e quindi potrò andare da solo, scattare qualche foto e più che altro incontrare voi, perché a me sinceramente, cioè ok, figo vedere i mezzi, però non dovendone comprare mi importa relativamente della fiera, cioè sì, figo vedere il nuovo John Deere parcheggiato, figo vedere il trattore gigantesco, però poi che altro lo faccio per voi? Frase più utilizzata da tutti gli youtuber del mondo. Ok. Ah, volevo vedere un attimo la cosa che mi avete detto con il... Ma avete mentito? Mi avete mentito? Ma avete mentito sapendo di mentire, come diceva Marcus Crow. Avvicina la mappa. Ah no, e invece no. Ok, quindi così immagino sia entro solco e così è fuori. Noi per adesso lasciamolo fuori. Figo sto sistema, io pensavo che cambiasse direttamente l'assetto, invece non proprio, cambia la disposizione dei gomeri, molto molto figo. Però noi lo lasciamo fuori solco, tanto abbiamo un botto di potenza e possiamo farlo. Quindi dovunque. Stavo dicendo, perché va così piano? Perché gli ho messo il limitatore attivato. Quindi ovvio che mi va piano. Ok, vediamo se ora va un po' più veloce. Sì, direi che aratura è 14 all'ora rispetto ai 9 è tutta un'altra cosa. Ora, ma qua di nuovo, ma quanto sporca, ma stiamo scherzando? C'è
secondo me c'è un qualche c'è qualche pecora che si diverte, no? E lì fa dovremmo comprare il Juno, ma non c'ho proprio voglia di piazzare un Juno solo dalle pecore. Che pillola, dai. Il Juno ci sta perché è una cosa che potevano benissimo mettere già nel gioco così di base e non hanno voluto metterlo perché secondo me è una gran cagata. Cioè Lely sta diventando famosa per tutte queste questi sistemi di robotica in stalla. Figurati se non gli hanno detto ehi, magari me lo metti anche nel gioco, e loro gli hanno detto di no, dai, no. Vabbè, no. Basta agromoderni queste polemiche. Ah, tra l'altro questo campo sarà tipo da 30-40 episodi che dico ehi, lo compriamo, ma non l'ho ancora mai comprato. Vabbè. Ora, chiusa questa parentesi, ho pochi litri di carburante, ma ci bastano. Che il fan consuma poco, fan, grande macchina. Non lo dico io, stavo imitando un tizio a cui piace. No, perché qua, purtroppo ragazzi, se uno fa lo youtuber e vuole farlo bene, deve essere un po' come i giornalisti, cioè non far tanto trasparire la propria posizione, cioè. Che poi in realtà è anche quello che penso io, cioè lo sapete, l'ho già detto un sacco di volte, non esistono i trattori perfetti, è inutile che si continui a dire continuo a comprare John Deere perché vanno benissimo, vero Giuliano, vero, no. Ognuno si trova bene, come per esempio il dilemma Nvidia e AMD o Intel e AMD o gli scozzesi. No, sono tutte cose che poi alla fine uno inizia, così per caso si trova bene e continua a star lì con quella marca lì. Finché non ha la delusione allora cambia, più o meno funziona così. Allora, visto che vogliamo fare un lavoro fatto bene, GPS come al solito, la larghezza di lavoro già c'è, bene, se l'è salvata, ottimo, ci piace questa cosa, ci piace. Però io non vedo, ah sì, è lì, ok, non vedevo la linea, ma adesso la vedo. Quindi adesso, tac, attacchiamo e via. Tra l'altro io sono nelle vacanze di Carnevale, spero che lo siate anche voi, anche se ho capito che, da quel che ho capito, non in tutte le regioni ci sono, e non in tutte le regioni sono così lunghe, che... Io parlavo giusto l'altro giorno con il mio compagno, il mio amico a scuola, e cioè una volta, quando mi ricordo alle elementari, era già fighissimo se il giorno di giovedì grasso ti facevano uscire prima e non ti facevano fare il pomeriggio e la cosa finiva lì, e magari alla mensa ti davano due bugie, cioè che non lo so, chiamate le chiacchiere, chiamate le bugie, ci sono un sacco di nomi, che sono quelle robe che cambiano il nome da ogni regione. Comunque, una volta eravamo fortunati così. Quest'anno, cioè cos'è, sono 5 giorni di ferie, così completamente a caso. Tra l'altro io arrivo anche da una settimana in cui non dico che non ho fatto nulla, però mi sono divertito parecchio perché... Scendiamo, ok. È vero che sono stato a scuola solo 2 giorni. È vero che in quei 2 giorni ho avuto 2 verifiche per giorno, più rischio di interrogazione, più interrogazioni di alcune materie che non avevo preventivato potessero interrogare, ma va bene lo stesso. Però gli altri giorni, lunedì scorso sono andato a visitare una cantina in Roero e un vivaio. Per chi volesse sapere i nomi, Malvirà, la cantina, e il vivaio Vivalb. Però probabilmente, Vivalb può anche essere che... qualcuno di voi lo conosca se ha a che fare con frutticoltura o comunque viticoltura, perché Vivalb rifornisce un po' tutta Italia. Però invece Malvirà, difficile, a meno che non abbiate comprato una delle loro bottiglie. Comunque, poi invece martedì sono andato a vedere 2 allevamenti, uno di suini e l'altro di frisone per il latte. E mercoledì giornata verifica. Giovedì sono andato a Torino per l'università, c'era orientamento e mi sono deciso a vedere di iscrivermi all'Università di Scienze e Tecnologie Agrarie per il prossimo anno. E poi venerdì di nuovo verifica, ma poi siamo arrivati a sabato. Cavolo, ho fatto un cavolo. Ci sta. Sabato a casa, fino a mercoledì, poi non lo so. Ditemi voi nei commenti se qualcuno di voi deve andare a scuola, mi dispiace. E poi... vabbè, c'è tutta quella parte dei miei iscritti che ovviamente lavora e quindi probabilmente non ha neanche i giorni a casa per Carnevale. E purtroppo ognuno il suo. Allora ragazzi, io dovrei prima di tutto svuotare ancora
Batterebbe che sennò rimane ferma lì per 30 anni. Ecco, già collegato, perfetto. Andiamo là sotto. Ah, tanto il nuovo può andare avanti. Il che ci piace, che ci piace. Vale. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok. Il resto direi che lo finisco io. Ah già, ci abbiamo solo il MagSafe. Che è libero, se non stavo dicendo, metto già a coltivare. E invece no, e volevi. Fatemi solo vedere un attimo, perché volevo controllare al volo se dovessi noleggiare la nostra amica Trincia. Quanto mi costi? Vabbè, io salterei a pie pari il Max 5, perché mi fa veramente veramente proprio tanto. Quindi andiamo sulla Big X, vediamo se dobbiamo noleggiarla. Sono costi di base 5.000, costo per ore di lavoro 13.000 euro al giorno 2006. Costicchia, costicchia, costicchia. Lame, bene, lame dice, direi che è il meno. Ok, in questo nuovo farming sono abbastanza equilibrate. Nei vecchi farming c'erano dei prezzi per le testate che erano assurdi rispetto a reale. Ci tendava a costare un 40% della trebbia era il prezzo della testata, qualcosa di assurdo. Invece adesso sono un po' più equilibrati e penso anche a reale. Guardatelo qua che figo, ma che figo, ma che figo. Ok, allora ragazzi, io direi che vi ringrazio tantissimo per la visione. Questo video è già di nuovo venuto lungo, io stavo dicendo, ma sì dai, questa puntata la facciamo solo di 14-15 minuti. E invece no, Agro volevi? Volevi. Ok, niente, vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi chiedo scusa se i video stanno uscendo sempre più tardi l'uno dall'altro, con una cadenza sempre più larga. Però sapete, vi ho già spiegato i motivi e cercherò di trovare una quadra per continuare a pensare a voi. Comunque cerco di rimanere attivo anche sui social, perché come sapete ovviamente mi richiede molto meno tempo, quindi magari vi faccio sapere un po' di più della mia vita, al posto che raccontarvelo su farming metto qualche storia in più su Instagram o quant'altro. Per il resto, appunto, potete continuare a seguirmi sui social network. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Magari con le vacanze usciranno un po' più, diciamo, un po' più presto, tra l'altro, i video. Vediamo, cercherò di fare il possibile. Da Agro Moderni è tutto. Ciao a tutti, ragazzi.